fatto aveva, non so preciso, vi riportava a quella riflessione che hanno fatto i vostri compagni commentando la rassegna stampa, cioè che cosa succede se non c'è la legalità? E questo ci apre la porta anche a un'altra domanda che Mary ovviamente ha sollevato in modo anche abbastanza profondo. Non è poi così facile muoversi in un contesto di legalità, ma perché questo non è possibile? Perché questo deve essere il mondo in cui ci muoviamo? Lavoro, legalità sono aspetti fondamentali per la vita di una persona che decide sia di vivere in un paese straniero ma anche per chi in questo paese c'è nato. E allora vogliamo portarvi l'esperienza, presentata dai vostri compagni, un'esperienza anche semplice, credo che molti di voi le abbiano vissute e le abbiano sperimentate, è quella della ricerca di un lavoro per l'estate, di trovare quello che viene definito un lavoretto. E il motivo per cui parliamo di lavoretti non è perché siamo impazziti, ma è perché vogliamo farvi pensare come, e l'avete visto nella rassegna stampa, per alcune persone il lavoretto sia il lavoro di tutta la vita. Cioè per alcune persone, straniere ovviamente, quello che per i vostri compagni è stato un lavoretto di un'estate diventa l'unico modo per pagare l'affitto della casa, pagare le spese, mettersi un bocco nei suoi clienti e spedire dei soldi a casa dove c'è una famiglia che sta aspettando quell'unica risorsa di sopravvivenza. Vi presento i vostri compagni che vi faranno una riflessione sulla loro esperienza di vita, proprio quella della ricerca e della presentazione di un lavoretto. Tu ti chiami? Alex. Silvia. Ti lascio il microfono. Ciao ragazzi, siamo qui per rispondere a tutti voi e alcune esperienze lavorative e poi giocante per il descrivere. Mi sono da te, Alex. Ciao a tutti, mi chiamo Alex, ho 18 anni, abito a Milazzano e l'estate scorsa ho lavorato per un breve periodo come agente immobiliare e come muratore. In che cosa consisteva, ti spiego? Consisteva in un lavoro non molto faticoso, facevo proprio più fotocopie e rispondevo alle chiamate. E nonostante questo ero retribuito con 30 euro al giorno. E per quasi 2 mesi e mezzo invece ho sperimentato un'altra attività, quella del muratore, decisamente più pesante e lavoravo circa 10-12 ore al giorno e venivo pagato 6,50 euro, senza però essere in sicurezza. In quali circostanze venivano? Entrambi i lavori erano svolti in nero senza un contratto stipulato con il datore. Come mai hai deciso di fare un lavoro estivo? Ho deciso di svolgere questa attività per avere una maggiore indipendenza economica e per potermi concedere qualche piccolo sfizio. Grazie per le tue informazioni, Alex. Invece qual è stata la tua esperienza, Silvia? Ciao, mi chiamo Silvia, ho 18 anni e vivo con me da Udense. Il mio lavoro consisteva nell'impiego comunale nell'ambito della terza età. Che tipo di lavoro svolgevate? Eravamo diversi gruppi, quindi ci occupavamo di svariate cose, quali dipingere muri vuoti, modellare verdi, esitare guacce, dipingere cancelle staccionate di edifici scolastici e comunali. Per quante ore al giorno ti tenevo occupata e quali erano le mi occupava 3 ore al giorno e percepivo 3 euro all'ora. Il tutto veniva regolarmente? Sì, ero sotto contratto, quindi non venivo retribuito in nero. È un lavoro pieno di rischi? Sì, ma a volte era faticoso lavorare tutto il giorno sotto il sole per il forte caldo. Che cosa ti ha spinto a tenere occupata durante l'estate? Ho deciso di impegnarmi con l'impiego estivo per compiere qualcosa di utile e per avere un minimo di autonomia economica. Bene, ora sentiamo te, Davide. Ciao a tutti, sono Davide, ho 18 anni e l'estate scorsa ho lavorato da mezzo a Brescia come giardiniere, lavorando dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, con un compenso di 150 euro a settimana. Eri molto lontano dalla tua città, dove hai trovato un posto da dormire? Visto che ho lavorato in ambito familiare, fortunatamente mi sono appoggiato a mezzo a mio nonno, che mi offriva vita e la giornaliera. Se avevi l'esistenza in quel giro, che tu che non avevi lavorato, non avevi lavoro. Esatto, ed ero anche pagato in nero. Ma non dovevo rispettare particolari norme di sicurezza, perché si trattava di un impiego assolutamente pericoloso. Perché hai deciso di fare il giardiniere durante la tua estate? Ho deciso di non aspettare la volontà di impegnarmi a lavorare, essendo c'è stata questa possibilità, l'ho voluto sfruttare per acquistare un minimo di esperienza in ambito lavorativo. Grazie. Alcuni nostri compagni per approfondire questo aspetto e farvi vedere anche il senso della ricerca di un lavoro, che come molto spesso dietro al lavoro e l'immigrazione ci siano
più di uno stereotipo, hanno proprio realizzato dei dialoghi in cui faranno, affronteranno anche in un modo abbastanza simpatico gli stereotipi che una persona straniera deve affrontare nel momento dell'ingresso del mondo del lavoro. Solo gli sto spostando le mie cose perché hanno bisogno di tranchetto. Sono gli studenti della quinta C della Mosoli. Oh, è così che ti detto la mia voce, come mai c'è andato a lavoro? Vuoi trovare il lavoro sacco, fare esperienza del proposito con le vacanze. Anche io cerco il lavoro, sono arrivata qua in Italia da pochi mesi e ho bisogno di soldi. Perfetto, ragazzi, non sapete qualcuno che faccia di questi esperienze locali. A me andrebbe benissimo, ho bisogno di soldi per aiutare la mia famiglia, siamo in sei e lavoro solo mio papà e i miei fratelli sono ancora piccoli. Guardi, dipende da quanto mi dà. 100 euro alla settimana ti andrà però bene, se ci accadrai 20 ore di lavoro. Assolutamente no, se potrebbe guadagnarmi per 100 ore a settimana, non certo lavoro di questo livello. Per me va bene 100 ore alla settimana, ho bisogno di soldi e è anche difficile trovare un lavoro anche per pochi mesi. Perfetto, adesso. Guardi, se sta cercando lavoro, magari sono occupato e non ho bisogno. Ah, va bene, non importa. Grazie. Buongiorno, sto cercando il lavoro, cercando. Guardi, per me va benissimo, può iniziare anche da domani, poi è assunta, per la paga e l'orario è più avanti. Perfetto, grazie, buongiorno. Grazie mille. Mesi dopo mesi,
secondo uomo. Se non è una ragazza, proprio chi ce l'ha piedi a terra. Una ragazza coraggiosa che ha preparato per affrontare qualsiasi ostacolo nella vita, ma se una ragazza fragile, pensa che qualcosa potrebbe succedere a una ragazza così. Voi a finire a mezzo alla strada. La prima di capita che incontra la cosa quasi basterete, mi segue. E se non fa attenzione, la stessa persona li mettono a mezzo alla strada a diventare una prostituta. È un'altra forma dello sfruttamento ancora. Vedi? Non finisci mai. Il ragazzo, chi dice io sono cuoco, finito la barchiera, sa cucinare, fatto questa, pure là. Non c'è niente. Allora sì, anche quella non è una persona. Qui c'è anche la piedi a terra. Continua così. Ah, ma forse c'è moglie, c'è figli. Forse c'è qualche madre o padre anziano che deve almeno aiutare pure. Cosa andrà a fare? Ma se quella vede che qualcuno lascia la porta aperta, che puoi entrare a rubare qualcosa per andare a vendere e dare a mangiare i suoi figli, non faresti? Vedi? Lo sfruttamento, anche lo stesso, porta anche a volte la delinquenza. Sono le cose tutte insieme, no? Perché se una trova un lavoro, trova una sistemazione, credo che non andrà a rubare, non andrà a costruire, non andrà a spacciare, non andrà a fare le cose che le porta in galera, ma chi la vita è bella! Restando in casa e restando dietro la banca, la sbarra, pare più meno. Però c'è sempre qualcosa che spinge le persone per fare certe cose. Però a volte, come ho detto prima, le domande le fanno, ma la risposta nessuno è disponibile a ascoltare. Come io dico sempre, tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire. Ma guarda, se uno non muore, non puoi andare in paradiso. Bisogna morire prima. Bisogna sacrificare. Se non sei, non puoi andare. E tutto questo, se l'umanità, le gente, le persone non fanno lo sforzo per mettere le cose a posto dove devono essere, il mondo andrà sempre avanti come abbiamo visto, ma andrà anche peggio, peggio, perché ogni giorno si sente diverse cose, ogni giorno diverse cose. Vedi, anche la filmata che abbiamo visto sul Castel Volturno, sono due cose diverse. Prima l'abbiamo visto la rabbia bestiale dell'uomo nero, quello che sta spassando tutto, quello che sta bruciando tutto, quello che sta distruggendo tutto. Ma allora qualcuno dice, certo che quando qualcuno vede un extracomunitario nero si sia ammazzato, che ma questi sono pericolosi, questi sono aggressivi, questi sono matti, questi sono assassini, questi sono così, questi sono così, questi sono così. E quella porta la paura verso l'altra. Ma non è così. Io voglio dire una cosa, non è che voglio difendere il male. No, non è mio stile. Non difendo il male. Però a volte uno deve avere il coraggio per mettere le cose dove devono essere. Essere, per dire la verità, perché la verità fa male.